Ciao! In questo video vi voglio mostrare come modificare il look in maniera veloce, cambiando solamente il rossetto. In questo modo, infatti, possiamo passare da un trucco perfetto per andare in ufficio ad un look più sofisticato per un invito a cena. Il tutto in un minuto o poco più. Per fare ciò ho usato i nuovi Milano Red Long Lasting, che sono i nuovi rossetti a lunga tenuta di Deborah Milano. A questo punto non resta che mostrarvi il tutorial ed i rossetti che ho scelto per ottenere 4 look diversi. Come al solito, il primo step è preparare la base, quindi copro le occhiaie con il correttore fluido Dress Me Perfect. Sul resto del viso invece stendo il nuovo fondotinta 24 ore Care Perfection. Fisso la base con la cipria numero 42. Dalla palettina Perfect Smokey Eye prendo il colore più chiaro e lo applico sull'angolo interno e sull'arcata sopraccigliare. Continuo con l'ombretto dorato che stendo sulla palpebra mobile. Nella piega dell'occhio applico il marrone medio. Sull'angolo esterno invece stendo il colore più scuro. Stendo l'eyeliner, che è il nuovo 24 ore Matte Effect. Sull'arma inferiore applico la matita Kajal numero 126. Sopra la matita stendo un po' dell'ombretto marrone medio. Stendo il mascara Dream Look seguito dalle ciglia finte. Riempio le sopracciglia con la matita numero 286. Faccio un leggero contouring. Stendo il blush, che è il Face Perfect numero 01. Riprendo la palettina Duo Contouring per applicare l'illuminante sullo zigomo. Per un trucco naturale ho scelto un nude e questo è il numero 03 Cappuccino Nude.
per dare un tocco di colore alle labbra, ma senza esagerare, ho scelto il numero 08 Coral Pop. Il numero 10, Red Kiss, è perfetto per un look sexy. Ed infine un look sofisticato con il numero 14, Sophisticated Purple. Ed è tutto come al solito, spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo che sul sito di Deborah Milano trovate tutte e 14 le tonalità del nuovo Milano Red Long Lasting. Ciao!